stai? Tutto bene, grazie. Hai visto questo look nuovo? Ho visto, mi piace molto. Ah, meno male. Molto, molto. 29 marzo è uscito Dark Room. Ti va un po' di parlarci di questo brano fenomenale? Allora, l'idea di ritornare a cantare in italiano ce l'avevo già da parecchio tempo, perché se ti ricordi gli ultimi miei progetti erano in inglese, però lo ricordo tutte le volte, io sono italiana, fiera di essere italiana, bolognese, esatto, di origine eritrea, e avevo voglia di tornare a cantare nella mia madrelingua, nella mia lingua madre anzi, e così parlando con il team, con questo nuovo management, abbiamo deciso di lavorare su Dark Room. Mi sono circondata di produttori, tra l'altro i ragazzi che hanno scritto insieme a me Dark Room sono autori anche di Marco Mengoni, di diversi altri artisti italiani, ed è venuto fuori questo testo un po' malizioso, un po' misterioso, che in verità voleva essere poi una metafora ai giorni nostri, a queste app. Esatto, perché è una Dark Room 2.0 questa, esatto, in realtà. È una Dark Room 2.0, non vuole essere niente di sessuale o niente di perverso, ma semplicemente un richiamo a queste nuove app di incontri, quindi questi appuntamenti al buio. Fantastico, c'è in realtà un incontro, perché questa settimana esce il videoclip che è girato con Luca Tommasini. Luca Tommasini, che secondo me si è innamorato della parola Dark Room, è stato attratto dal testo della canzone, e abbiamo deciso di lavorare su questo video, che fino all'ultimo era Dark Room, perché nessuno sapeva che tipo di concept poteva essere il video, e invece è venuta fuori una piccola chicca, e poi non vi posso svelare troppo, perché ci dobbiamo aspettare. Ma sicuramente delle coreografie molto divertenti e molto coinvolgenti, infatti cercheremo di creare anche delle piccole challenge. Wow. Quindi ci sono ballerini, ci sono delle bellissime grafiche, è molto stile Luca Tommasini, l'altra è una persona deliziosa, una persona veramente molto molto capace, è riuscita addirittura a farmi ballare, quindi vabbè, ma non vi posso svelare. Quindi possiamo dire in realtà un video molto social, tu ti sei molto attiva sui social, ti piace molto, questo mondo, moltissimo. Cosa ne pensi dei social, visto che parliamo di app, parliamo anche un po' del mondo social, il tuo rapporto? Bisogna effettivamente evolversi, perché è social, è molto social il mondo attuale, quindi bisogna sicuramente stare al passo con i tempi. Poi io sono pigrissima e cerco di fare quello che riesco, ma è sicuramente il veicolo più efficace per qualunque cosa, lavorativamente, ovviamente anche con le relazioni, anche se io sono un po' ancora molto vintage, però sì, sicuramente conviene. Dicevi che sei bolognese, genitore di origine eritrea, tu viaggi tantissimo per lavoro, vero? Hai girato tutta Europa, insomma, cosa provi quando viaggi e quanto è importante il confronto tra diverse culture? A me piace viaggiare perché caratterialmente sono sempre stata una persona molto dinamica, molto culo senza pace e anche molto curiosa, e sicuramente il lavoro che faccio mi ha portato poi a viaggiare, a conoscere anche culture diverse, musica diversa al di fuori dell'Italia, però poi mi piace anche tornare tanto a casa, e per me casa ad ora è Bologna, è la mia Italia, e non noto neanche troppo cose diverse, se non sicuramente più meritocrazia, un pochino più di desiderio di nuovo all'estero piuttosto che qua in Italia, però sai, in Italia adesso stiamo vivendo un periodo un po' particolare, quindi ci siamo un po' congelati, e sicuramente c'è meno possibilità, ma vedo la luce in fondo al tunnel, quindi attraverso questa Dark Room ci sarà sicuramente luce. Parliamo proprio di Dark Room, no? Questo testo, a chi ti rivolge esattamente? C'è lui, poi c'è lei. Esatto, però non ci sono dei ruoli. No, no, definiti. Assolutamente, assolutamente. È sempre una canzone, cioè è a libera interpretazione, quindi è molto quindi personale. In realtà possiamo trovarci un po' tutti in questa Dark Room, tutti esatto. Quanti. Dark Room molto social, in realtà è Dark Room, poi prosegue, immagino, quali sono poi i prossimi progetti, se ci vuoi svelare qualcosa. Ma c'è già un secondo singolo che potrebbe uscire appunto poco prima dell'estate. Attenzione. O probabilmente qualche mese dopo, e sempre in italiano, tra l'altro apro parentesi, Dark Room verrà cantata anche in inglese. Wow. E adesso vediamo anche se riuscirà a inciderla anche in lingua spagnola, perché mi piacerebbe partire dall'Italia ma poi continuare ad andare a vagare per l'estero. Ci sarà un secondo singolo e poi stiamo lavorando già su altri brani che, se tutto va bene, dovranno stare dentro a un album, il quale album uscirà poi alla fine dell'anno. Fantastico. E qual è ad oggi il tuo sogno più grande che speri di Beh, a me, io sono
Io sono già felice così, poi sicuramente sognare piace sempre, però mi sento già abbastanza serena e arrivata, cioè mi prende un po' male dover desiderare altro perché mi piace l'idea di fare quello che mi piace, che è appunto cantare, esibirmi, e avrei voglia di cantare ovviamente un po' di più, di fare più concerti, ma secondo me con questa Dark Room ci sarà un bel po' di lavoro. Concludo chiedendoti proprio a Dark Room, sono giornate per te di incontri, di promozione, cosa ti Esatto. porti a casa da questi incontri, da queste giornate? Beh, prima di tutto rivedo persone che da tantissimo tempo non rivedevo, te compresa, perché ci siamo visti a Esatto. Something on Your Mind circa un paio d'anni fa, quindi Brava. mi fa piacere rincontrare gli addetti ai lavori che non vedevo da un po' di tempo. Mi fa piacere tra l'altro parlare di un progetto italiano, perché io lo sottolineo perché secondo me è arrivato il momento, perlomeno per me, di tornare a casa e di cantare nella mia lingua. E poi niente, spero di riuscire a convincervi con Dark Room, che per me è un pezzo fortissimo, magari ci sia anche dell'ottima condivisione, chissà. Assolutamente sì, allora in bocca al lupo e ci si vede in Grazie! Dark Room. Esatto! Ciao, 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 ciao! grazie.